Slovacchia da Comodoro, Costa regala la vittoria all'Empoli che vola dalla parte sinistra della classifica a 21 punti, decimo, dopo 15 giornate di campionato. Tanti temi, alto l'entusiasmo ad Empoli, ne parliamo con due firme del Tirreno. Davide Biuzzi, ben ritrovato. Ciao, e ben ritrovato ad Alessandro Marmugi. Salve, salve, un saluto a tutti. 7 punti in 3 partite con un pareggio e 2 vittorie, non è un caso? No, non è un caso, tra l'altro partite molto molto complicate, anche se per motivi diversi, 2 contro le grandi, la Fiorentina allora capolista, la Lazio in difficoltà, la disperazione del Verona nell'ultima sfida, quindi insomma tanta roba, tanti punti e grande segnale di maturità da parte della squadra. Grande entusiasmo ad Empoli, però insomma poi invece dalla società arrivano segnali di spengere un po', di buttare acqua sul fuoco. Ma è giusto così, perché sarebbe un errore cavalcare l'entusiasmo e poi dopo magari commettere lo sbaglio di pensare di essere già salvi. A questo punto della stagione manca ancora un girone di ritorno e oltre, quindi sarebbe un errore sedersi sugli allori. Di strada ce n'è ancora tanta, però l'Empoli ha un buon bottino e di questo buon bottino deve fare tesoro. Diamo allora uno sguardo alla classifica e vediamo noi insomma a caratteri cubitali sul Tirreno. L'Empoli è ultimo, ma ultimo dei primi. Sì, è un po' la grande novità, quello che nessuno si aspettava, cioè come ha detto giustamente anche te, la parte sinistra della classifica. Era difficile pronosticarlo francamente a inizio stagione, perché finiva il ciclo di Sarri, c'erano un allenatore nuovo, tanti giocatori nuovi, partenze importanti, però insomma la squadra che non è partita neanche benissimo, poi settimana dopo settimana si è costruita questo tesoretto e ora veramente può godersi una classifica che da queste parti è piuttosto insolita. Ed è cambiata un po' anche l'opinione pubblica su Marco Giampaolo, arrivato davvero con molte perplessità per il dopo Sarri, no? Sarri che comunque era considerato un eroe ad Empoli, e adesso però è salito sul podio degli eroi da parte dei tifosi anche Giampaolo. Sì, bisogna dire che inizialmente probabilmente c'era un po' di scetticismo da parte dei tifosi, che derivava evidentemente dalle ultime esperienze di Giampaolo che non erano state felici. È arrivato in punta di piedi Marco Giampaolo e non ha commesso l'errore di voler stravolgere l'Empoli. Ha proseguito e sta proseguendo il lavoro di Sarri nel migliore dei modi, aggiungendo, secondo me, ogni giornata che passa anche qualcosa del suo. E questo modo di lavorare, questo modo di porsi con la squadra e anche con l'ambiente sta portando i suoi frutti. E lui dice: io sono parte però di un ingranaggio, poi merito dei calciatori. Sì, e quello poi sai, in campo vanno sempre loro, quindi è un'ovvietà. No, ma fa parte, come diceva Alessandro, di questo suo modo di porsi molto, molto soft, molto sotto le righe. Però è un gran lavoratore, si vede sul campo, allenamenti. Anche perché lo vediamo durante gli allenamenti, esatto. In realtà grida durante gli allenamenti e si fa sentire. Poi non solo, non finiscono mai gli allenamenti. Insomma, andiamo al campo, sappiamo quando arriviamo, non quando andiamo via, perché sta in campo, molti li sospende per oscurità. Ma guarda, al di là dello scetticismo, che era legittimo secondo me, perché dopo Sarri, i 3 anni che aveva fatto vivere alla gente di Empoli, potevano prendere anche Conte, ci sarebbe stato un po' di scetticismo. In più la storia recente di Giampaolo parlava di più ombre che luci. Però se andando a scavare nella storia dell'allenatore si vedeva comunque che era un uomo, un professionista che rientrava nel target Empoli. Un grande lavoratore che ha avuto sempre problemi in società particolari, ma che ha fatto bene in società capaci come l'Empoli di mettere le persone nelle condizioni di lavorare. Il connubio poteva funzionare, insomma. Ora era difficile aspettarsi questa classifica, ma che Giampaolo potesse essere l'uomo giusto forse no. E comunque, al di là dello scetticismo, l'avevano capito gli ultras, che alla prima amichevole a Montelupo a luglio gli hanno fatto un coro subito per dargli il benvenuto. Ascoltiamo le parole di Marco Giampaolo nel postgara. Partita difficile, dove non siamo riusciti a tenere lontano la nostra porta,
perché ci siamo arrivati con più di un calciatore in una condizione non perfetta. È lì che però va dato merito ai calciatori, perché hanno saputo chiamare a raccolta qualsiasi tipo di risorse e di energia, e dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico-tattico e caratteriale, bravi poi a portare a casa un risultato per noi che ha un valore inestimabile. Diciamo che l'emblema è Laurinè con la testa fasciata e con la maglia di Zambelli rovesciata, è sporca di sangue, come dire, abbiamo dato il sangue per questa partita, e queste sono cose che l'Empoli deve avere nel suo DNA. Saponara, Paredes, Pucciarelli, Barba, tra il primo e il secondo tempo ha avuto un mancamento e invece è stato bravissimo a rientrare. Di problemi ne avevamo tanti, e Tonelli, Livaia e Zambelli, e lì va dato merito alla forza del gruppo. Benissimo Maiello, benissimo Daniele, benissimo Alessandro, Piu, lo spirito dell'Empoli deve essere questo. Noi siamo l'Empoli, io ragazzi ho detto noi siamo l'Empoli e dobbiamo fare l'Empoli. Si può dire che l'allievo ha superato il maestro, nel senso che comunque Giampaolo aveva detto anche nel pregare di ispirarsi a Del Neri, e comunque sarebbe stata una partita difficile e importante, e poi ha avuto la meglio. Sì, ha avuto anche ragione sulle difficoltà della partita, perché è servito anche un grande Skorupski per portare a casa il risultato. Su Del Neri ha speso parole veramente belle, non banali, perché non era solo un'ammirazione così, tanto per passare bene, ma proprio un fatto concreto. Ha raccontato di quando andava a studiarlo, addirittura dormì in tenda a Verona. Quindi lo conosceva talmente bene, il calcio che propone, insomma è riuscito poi a trovare le contromisure. Giampaolo è un grande conoscitore di calcio, secondo me ieri l'ha dimostrato, soprattutto nel primo tempo, quando a un certo punto ha chiesto alla squadra, che gioca sempre molto di palleggio, di scambi stretti, chiesto alla squadra di giocare con i lanci lunghi per la profondità delle punte, e l'Empoli ha avuto subito 3-4 occasioni in quel modo. Cioè, sapeva benissimo come andare a colpire il Verona, come andare a colpire Del Neri. Questo per una squadra soprattutto giovane come l'Empoli, che ricordiamolo è decima ma è la più giovane della Serie A, avere un allenatore insomma così preparato è sicuramente un'arma importante. Per quanto riguarda la maturità della squadra, perché dobbiamo dire che ieri la squadra ha sofferto e comunque c'erano anche delle mancanze davvero importanti, delle assenze non da poco, e comunque anche dei giocatori che erano in campo ma che non stavano benissimo, uno su tutti Saponara, che comunque ha cercato di dare il massimo per tutto il tempo in cui è stato impiegato. Questo ancora un passo avanti in più nella maturità della squadra. Alessandro. Sì, partirei da Saponara, che dà applausi per quello che sta facendo, perché nonostante una condizione precaria prova sempre a scendere in campo, a dare il massimo. Tra l'altro ieri aveva guadagnato anche un calcio di rigore che non gli è stato concesso. Per il resto direi che quello che sta facendo l'Empoli è la somma di due cose a livello di squadra. Una, la rosa assortita, molto ben assortita, che è stata creata dal DS Carli quest'estate. E poi ci si sta mettendo anche la consapevolezza del valore di questa squadra. I risultati portano risultati, l'Empoli sta trovando vittorie e successi che alimentano lo spirito di squadra e che portano, secondo me, altre vittorie e altri successi. Davide? Assolutamente sì, nella gestione del risultato, nel fatto che sono arrivati 2-0 consecutivi, e per l'Empoli è una rarità. Nella gestione anche del secondo tempo e del finale di gara. Esatto, che assolutamente la squadra, rispetto anche alla gestione Sarri o all'inizio della gestione Giampaolo, non ha più bisogno di giocare una partita stellare per vincere, ma riesce a capitalizzare anche giocando benino per gli standard dell'Empoli. E poi anche tanti segnali, secondo me, positivi rispetto allo spirito che c'è nel gruppo. Perché Alessandro giustamente citava il caso di Saponara, che è emblematico, perché insomma fantasista, che di solito è il giocatore più svogliato, bizzoso, e invece fa i sacrifici pur di esserci e dare una mano in un momento importante. Lo quadrate anche come persona. Esatto, ma ieri anche Laurinè, che prende una botta, perde sangue per tutta la partita, finisce addirittura con la terza maglia che non è più la sua ma una maglia girata perché sono finite le scorte, ma resta in campo. Il gol di Costa, che va a prendersi la palla, si arrampica su un Bianchetti, poi è il primo a arrivare sulla respinta del portiere. Cioè,
questo gruppo, questa squadra veramente vuole i risultati, fortissimamente li vuole, e questo porta anche a andare al di là dei propri limiti, superare degli handicap che ci sono. E questo momento, che sembra strano dirlo perché l'Empoli sta scalando la classifica, però come accennavi giustamente te, è veramente difficile a livello d'organico, perché ci sono assenze e ci sono tanti giocatori che devono stare in campo nonostante una condizione non ottimale e soprattutto la stanchezza accumulata nelle ultime partite. Eh sì, però insomma, senz'altro tra le note positive il rientro di Croce. Croce l'abbiamo rivisto in campo dal 72esimo, però ne parliamo dopo la pubblicità, tra poco.